Rosalba Morese è la presidente dell'associazione Social for Inclusion, un'associazione internazionale che si occupa di temi delicati come quello che trattiamo oggi qui, giornata mondiale della prevenzione del suicidio degli adolescenti. Sì, si occupa, questa associazione si occupa di inclusione sociale. Social for Inclusion collabora, fa rete con tutte le associazioni che si occupano di tematiche importanti che riguardano l'esclusione e l'inclusione sociale. E nella giornata di oggi non potevamo che dare il nostro contributo su una tematica così importante e delicata, ma che va comunque affrontata e bisogna conoscerla e apprendere al meglio. Ecco, in temi di comunicazione spinta, l'inclusione dei ragazzi passa attraverso contatti personali, immagino, come si faceva un tempo. Sicuramente, la cosa importante è lavorare su come mettere in atto processi di inclusione. Quindi le nuove sfide saranno fare in modo di non lasciare i ragazzi da soli, fare in modo di mettere in atto e promuovere tutti i processi di inclusione, ma anche attraverso delle modalità di comunicazione aggiornate come quelle che ci sono oggi, e capire come poterle sfruttare e utilizzare al meglio.